Benvenuti sul canale di Gramissima, canale di prodotti italiani, recensioni di calze, collant e altri prodotti femminili. Io sono Arianis e oggi vi farò vedere questo bellissimo pacchettino che la foto mi fa impazzire. Vengo da vicino, guardate che meraviglia. Credo di non aver mai visto una foto così bella. È molto sensuale e allo stesso tempo molto intima. C'è lei tutta messa così, bellissima. Poi vabbè, queste gambe lunghissime, adoro, adoro. Falche Lunel 8, devo dire che dalla foto si percepisce che sono delle 8 reggenti. E vediamo un po', dietro ci sono tutte le descrizioni, non sto a leggervele in inglese perché non ho una pronuncia bellissima. E black, e andiamo ad aprirle. Pacchettino nuovo, in ottime condizioni. No, vabbè, bellissima, guardate qua, mi piace tanto. Ok, bello il pacchettino all'interno, molto bello. Paul Falk, c'è tutta una descrizione, molto bello, guardate. E poi ci sono le calze e intorno a questo cartoncino molto carino che ti spiega come indossarle, bellissimo, tipo tutorial. Lo trovo molto sensuale come cosa, bellissimo, mi piace molto. Allora, poi abbiamo le 8 reggenti che mi sembrano bellissime. Mamma mia, di super qualità oltretutto. Vengo da vicino e vi faccio vedere l'elastico in alto. Ottimo. Come disegno mi sembrano delle foglie, delicate, mi piacciono. Molto velate, poi andrò a vedere quanto è. Ma forse neanche troppo velate, però mi sembrano un po' delicatine. 8 denari. 8 denari, in effetti si vede, si vede. Non vedo l'ora di provarle, vado subito. Allora, questa è la prima scelta di outfit. Il vestitino è un po' invisibile, a dire la verità, però è il suo bello. Poi sotto ho messo un intimo in contrasto che si noti parecchio, tutto verde, che adesso va molto di moda questa cosa dell'abitino invisibile con sotto l'intimo che si nota molto. Allora metto le calze qui davanti a voi, così ci rendiamo conto di quanto possano durare, però credo che si vada abbastanza bene, dai. Ecco. Si attaccano benissimo, perché di solito, sapete, la gomma, se è molto secca, andrebbe un po' bagnata, perché si attacchi alla pelle. Sì, mi sembra un'ottima gomma. Ottime, ottime. Ci metterei anche i tacchi, così vi faccio vedere, che mi dà un po' più di altezza. Che non si vede in video, però non ho questa altezza mega galattica, sono bassina, sono alta 1,67, non sono così alta come pensate voi. Allora, ecco qua, che dire, bellissime, no? Direi stupende,
Sì, diciamo che le autoreggenti non sono calze da giorno, però ho scelto un outfit un po' più chiaro per farvi vedere anche un po', magari nascondendo un po' così, non so, però io non le metterei di giorno, ecco, forse con completa di gonna e giacca. Forse sì, però vedete che bello questo abito che, essendo così trasparente, fa intravedere tutto quello che si ha sotto. A me piace tantissimo, non so voi, ma forse non mi vedete me bene, mi metto qua giù. Vedete? Bellissimo, secondo me è super. Le autoreggenti mi piacciono molto. Vabbè, con queste scarpe stanno benissimo anche, sono così morbide che va benissimo. Le calze sono molto, molto morbide, hanno un po' però la texture delle calze, delle righine che si velano un po'. Forse non mi fanno impazzire questa cosa, dopo ve la faccio vedere bene. Per il resto l'elastico aderisce bene. E mi sembravano ottime. Adesso proviamo l'altro outfit. Eccoci qua. Per questo ho scelto un abito un po' più elegante, un po' più black, un po' più da sera, diciamo così. E ci sta perfettamente perché essendo in pizzo e essendoci questa parte qua della Torre Gente in pizzo, è perfetto. Oltretutto il pizzo ha dei ricami floreali e la calza idem, per cui ottime. Poi vabbè, con questi tacchi perfetti, mi piacciono tantissimo perché sono così morbidi e così eleganti allo stesso tempo. E poi hanno la parte bassa lucida, per cui è un po' anche aggressivo, se lo vogliamo definire così. Che dire, per il resto ottimo, mi piacciono davvero tanto queste autoreggenti e niente, devo farvi vedere un po' così, bisogna sempre stare attenti qua sui canali YouTube che ormai è sempre, la politica è sempre più preoccupante. Che dire, a me piace tantissimo, fatemi sapere il vostro parere. Per il resto le calze le provo alla stragrande e niente, vabbè, questa immagine mi piace tantissimo. Poi il cartoncino super lucido e morbido, non è quella carta grezza, quindi si vede, si notano queste particolarità. Perlomeno io le noto. E vabbè, la modella è bellissima. Poi anche questa cosa del disegno, questo me lo voglio appendere perché è molto carino. Mi dispiace solo che sia in tedesco, per cui. Ah no, c'è anche l'inglese, c'è l'inglese e il francese, non avevo letto bene. Bellissimo, sì, me lo taglierò qua e me lo attacco qua in sala che poi è dove facciamo gli shooting, dove faccio gli shooting. E niente, dai. Ah, dietro c'è anche la sponsorizzazione di Lufthansa, tanto per intenderci. Niente, io ho finito, sono super soddisfatta. Spero di vedervi la prossima volta. Questo video continuerà sul canale Patreon con un bellissimo body che mi è arrivato, che proverò con questi autoreggenti e queste scarpine. Io sono Ariannis e ci vediamo alla prossima.